Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6 e in apertura ci occupiamo della questione della bonifica di Bussi. Andiamo in diretta proprio da Bussi sul Tirino, lo vedete collegato Paolo Renzetti nel municipio di Bussi con il sindaco della città. Salvatore Lagatta, c'è stato un vertice anche con la presenza del governatore Marsilio. Paolo, raccontaci di più a te, buonasera e buonasera al sindaco. Buonasera Alfredo, buonasera ovviamente ai nostri telespettatori, grazie al sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, per aver accolto il nostro invito. Questo summit che c'è stato col presidente Marsilio è terminato pochi minuti fa. C'è un fronte comune, Regione Abruzzo, comune di Bussi sul Tirino, bisogna dare seguito a questa bonifica, non si può perdere più tempo. 50 milioni di euro che sono tornati al MEF devono andare alla Regione Abruzzo per avviare questi lavori che ormai sono davvero improrogabili. 50 milioni devono andare al sito di Bussi per far sì che si realizzi quello che era previsto in una legge fatta nel 2011, la bonifica delle aree industriali dismesse e dei siti limitrofi. Ci tengo a dire questa cosa. Sì, abbiamo fatto un incontro con la regione, il fronte non è solo regione comune, ci sono le associazioni ambientaliste, ci sono dei partiti, c'è anche per esempio Rifondazione Comunista, ci sono tantissimi cittadini che si stanno rendendo conto di come siano strumentali le prove portate a giustificazione al Ministero per annullare la gara, sia quando ho scritto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sia quando ho scritto dall'Avvocatura dello Stato, sia le ultimissime dichiarazioni dell'ARTA, ma ci sono anche altri documenti che attestano che non c'erano motivi per annullare la gara. Lei tra l'altro, proprio nel corso del suo intervento, al fianco del Presidente Marsilio, ha detto siamo pronti come comune di Bussi a denunciare il Ministero dell'Ambiente per omessa bonifica. Io sono 2 anni che insieme alla mia amministrazione provo a risolvere questo problema da un punto di vista politico. Ho chiesto incontri col Ministro, ho chiesto incontri con i funzionari del Ministero, ho fatto diffide, non sono riuscito ad approdare a nulla. Oggi, a mio parere, la strada politica va ancora percorsa per cercare di recuperare questo errore che io lo chiamo errore ha fatto il Ministero. Se questa cosa non sarà possibile sul piano politico, ci stiamo già preparando per attivarla sul piano legale, sia impugnando l'annullamento della gara al TAR, sia denunciando il Ministero per omessa bonifica. Una questione è questa della bonifica del sito di Bussi che si trascina da tanti anni, era il 2010 quando fu approvata quella legge, sono passati quasi 10 anni, la bonifica non è partita. Una cosa assurda, abbiamo approvato nel 2015 il piano di caratterizzazione e si stava aspettando da 10 anni l'approvazione. Abbiamo insieme al commissario fatto un progetto di bonifica, su quel progetto il Ministero e ripeto, il Ministero in qualità di stazione appaltante ha fatto la gara, l'ha giudicata in via provvisoria, poi l'ha giudicata in via definitiva, doveva firmare il contratto per dare avvio ai lavori, stranamente. I lavori non sono partiti, voglio ricordare che servivano 820 giorni per completare la bonifica, se fossero partiti ad aprile del 2018, come era previsto a quest'ora, avremmo già finito, ancora non vengono appaltati. La cosa strana è che nel frattempo si è concretizzato chi è il responsabile dell'inquinamento, Edison, che ha perso al TAR, ha perso al Consiglio di Stato, per cui c'è la certezza che Edison dovrà rifondere i soldi spesi dallo Stato per fare la bonifica, ma stranamente tutto questo si ferma e ad oggi c'è arrivata una comunicazione di Edison che intende stendere un telo. Anche questa volta pietoso sulle discariche 2A e 2B. Tra l'altro, nel corso di questo incontro che c'è stato e che è terminato, come dicevamo, pochi minuti fa, insomma, lei ha chiesto anche la sponda della regione per arrivare ad una interlocuzione col Ministero dell'Ambiente.
No, io ho detto al... Beh, la sponda, lo dicevo prima, l'ho percorsa in questi ultimi 2 anni sempre non ricevendo risposte, ma io non sono chiuso a una trattativa che possa recuperare quello che sta sciaguratamente avvenendo, ma se questo non sarà possibile abbiamo già pronte le altre strade. Allora, come dicevamo, si è concluso da poco l'incontro qui nella sala consigliare del Comune di Bussi tra il sindaco, tra il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, era presente anche il consigliere regionale capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia Guerino Testa. Noi al termine di questo incontro abbiamo avvicinato proprio il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio. Se la regia è pronta possiamo ascoltare l'intervista. Non si può più perdere tempo perché questi rifiuti continuano ad inquinare, non sono discariche, come dire, inattive che non producono danno. Più passano i giorni, più il carico di inquinanti che finisce in falda e che ammorba il terreno e le acque si incrementa, e quindi c'è un problema di salute pubblica, di igiene, di salute e di sicurezza che deve essere affrontato immediatamente, andava già affrontato precedentemente, bisognava affidare questa gara ormai da tempo, quasi 2 anni praticamente, in cui potevano già essere iniziati i lavori. Si è voluto attendere tra pareri legali, processi, ricorsi, contenziosi, dubbi, integrazioni e così via. Nel frattempo questo territorio muore, quindi io chiedo al Ministero di convocare un tavolo con la Regione, con il Comune, con la Provincia, con tutte le istituzioni interessate, di rivalutare questa sua decisione, fare un ravvedimento operoso, perché i documenti che sono emersi dopo questa sua decisione dimostrano che si tratta di una decisione sbagliata, non solo politicamente ma anche tecnicamente, che espone al rischio di contenzioso soccombente l'amministrazione del Ministero e che soprattutto rischia di ritardare di anni il processo di bonifica di questi siti, affidandola ad Edison, ai suoi tempi lunghi. Edison ha già annunciato che farà la caratterizzazione del sito, cioè anche opere che non servono perché sono state già fatte in passato e che da sole comportano anni di pratiche, di conferenze di servizi, di valutazioni di impatto ambientale, di procedure di cui appunto i cittadini di Bussi ne hanno le tasche piene, ne hanno già viste, sono troppi anni che aspettano e che assistono a questo balletto, è tempo di ripartire e per questo ci proponiamo anche come soggetto attuatore. Se il Ministero ha troppe cose da fare e non ha la testa, diciamo, puntata con la dovuta attenzione ed urgenza sul territorio di Bussi, la Regione Abruzzo è qui per questo, possiamo noi assumere poteri commissariali da soggetto attuatore e procedere alla bonifica nel tempo più veloce possibile. Nel frattempo, Presidente, i 50 milioni di euro che erano stati stanziati sono tornati al MEF? Sono tornati al MEF, io voglio sperare, anche perché penso che il sottosegretario Morassutti e il ministro Costa non vogliano perdere la faccia dopo aver preso questo solenne impegno di farseli restituire, e vogliamo vederli restituiti subito, e in questo senso ci proponiamo come soggetto attuatore: diano questi soldi alla Regione Abruzzo per utilizzarli per lo scopo al quale sono stati destinati, e visto che ha dimostrato il Ministero in 9 anni di non essere in grado di saperli spendere. E dunque abbiamo ascoltato le parole di Marsiglio. Al sindaco Lagatta volevo porre una domanda: se riesce a spiegarci in maniera semplice, in maniera rapida, so che è un compito che le chiedo abbastanza complesso, qual è la differenza tra il progetto che era in essere e che poi, insomma, il finanziamento bloccato ha stoppato e quello che vuole fare Edison? Allora, va detta subito una cosa, che è stato, vogliono annullare il progetto della DECDEM. Voglio ricordare che l'aggiudicazione, che la gara non si è fatta sul progetto della DECDEM, che è la ditta aggiudicataria, si è fatta sul progetto del commissario Goglio, che prevedeva tutte le cose che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dice che mancano. Detto questo, la Edison da sempre ha pensato di operare sulla 2A e 2B facendo una sorta di messa in sicurezza permanente
veramente ho un tombamento, e non è una mia idea, non è una mia preoccupazione, è un dato di fatto. La Edison il 7 e l'8 maggio ha presentato al comune di Bussi una richiesta per fare un sopralluogo sulla 2A 2B, avendo in mente di coprirla con un telo. Il che significa coprirla con un telo, che le opere di messa in sicurezza e di bonifica non sono previste a breve, altrimenti il telo non si spiegherebbe. La cosa drammatica è che il Ministero sta accettando questo percorso. Voglio ricordare che per approvare il piano di caratterizzazione vecchia ci sono voluti 8-9 anni, 11 anni, chiedo scusa. Il rischio che si permetta a Edison di fare una nuova caratterizzazione, stiamo parlando di un tempo infinito, e il risultato finale sarà che Bussi non avrà la messa in sicurezza, non avrà la bonifica e non avrà i siti legittimati a essere utilizzati come area industriale. Grazie al sindaco di Bussi Salvatore Lagatta, grazie anche a Paolo Renzetti per questa lunga giornata partita questa mattina da Penne, proseguita poi con Farindole e infine con Bussi, grazie a Loris Bennato per la parte tecnica. Noi proseguiamo andando proprio a vedere la visita di questa mattina nell'area Vestina, ex zona rossa, da parte del presidente della regione. Ci sono state buone notizie per la città di Penne e soprattutto per il San Massimo, poi come detto la delegazione si è spostata a Farindola, comune tra l'altro colpito nuovamente dopo la sciagura dell'hotel Rigopiano anche dall'emergenza Covid. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Stefano Recanati. Mattinata in area Vestina per una delegazione allargata della regione Abruzzo guidata dal presidente Marco Marsilio. Due i nodi principali da sciogliere: il futuro dell'ospedale San Massimo e gli aiuti da destinare alle ex zone rosse. Da sottolineare che al suo arrivo a Penne il presidente è stato contestato da alcuni cittadini che, una volta sceso dall'auto, al grido vergogna vergogna hanno rimproverato al governo soldi alla sanità privata e lo scarso interesse per il futuro dell'ospedale San Massimo di Penne, per cui la regione Abruzzo ha chiuso con il governo nazionale accordi sull'assegnazione di fondi da impegnare al potenziamento della struttura sanitaria. Ma ho appreso con soddisfazione intanto che verranno trasferiti a Pescara gli ultimi 4 pazienti Covid, perché questo porterà ad un recupero di quella struttura, che è quella occupata dall'area medica, che purtroppo attualmente era inutilizzabile. Quindi prima questo accadrà, prima l'ospedale recupererà le sue potenzialità. Certo, non ci aspettavamo oggi da questo incontro chissà quali risposte, però dobbiamo apprezzare, diciamo, la buona volontà di ridare all'ospedale una propria dignità. La visita del presidente Marsilio è proseguita nella vicina Farindola, paese dell'alta area Vestina, duramente colpita negli anni a partire dalla tragedia di Rigopiano nel 2017. Qui è stato accolto presso la sala consigliare del comune dalla locale amministrazione, guidata dal sindaco Ilario Lacchetta, che ha chiesto al governatore certezze su viabilità e aziende agricole, vera eccellenza del territorio. Sì, abbiamo rappresentato al governatore tutte quelle che sono le nostre problematiche, non solo Covid, ma legate ormai a un abbandono del territorio che dura ormai da decenni. Gli abbiamo chiesto con forza di ripristinare tutti quei servizi essenziali, a partire dalla sanità, come si diceva prima, per l'ospedale di Penne, ma non solo, anche per il distretto sanitario del Carmine. Anche qui il governatore è stato puntuale nella risposta che ha dato alla nostra gente, in quanto ha comunicato che è stato erogato il secondo fondo per le province, e nei prossimi mesi saranno appaltati 6 milioni per la Farindola Castel del Monte, che attendiamo ormai da anni. Quindi abbiamo chiesto sostanzialmente semplificazione e velocizzazione affinché queste procedure d'appalto siano veloci, trasparenti e diano un'opera finita a questa gente che aspetta ormai da troppo tempo. Sì, queste imprese sono terribilmente in difficoltà, e se c'è un insegnamento che ci lascia il Covid è quello sicuramente di valorizzare i nostri prodotti, le nostre aree, le nostre eccellenze. Quindi auspichiamo un cambio di passo a livello regionale e nazionale affinché si vadano a valorizzare queste imprese, affinché si possa mangiare di qualità e con i prodotti al territorio.
Adesso passiamo al bollettino Covid-19 in Abruzzo, 5 nuovi casi, lo 0,3% dei 1.441 tamponi analizzati, questi dunque i numeri di oggi. I 5 casi si riferiscono 1 alla ASL Lanciano Vastocchietti, 3 alla ASL di Pescara ed 1 alla ASL di Teramo. In totale sono 3.235 positivi al Covid-19 in regione, 138 pazienti, meno 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in terapia non intensiva, 3 in terapia intensiva e 725 in sorveglianza domiciliare. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero di dimessi e guarite dei deceduti, è di 866, con una diminuzione di 43 unità rispetto a ieri. Infatti sono 1.969 i dimessi e guariti e 400 purtroppo i pazienti deceduti, un numero che però è stabile rispetto alla giornata di ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 70.473 test, di cui 63.812 sono risultati negativi. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, cambiamo argomento. La Giunta regionale ha approvato una delibera di indirizzo per redigere una proposta di legge sull'economia circolare al fine di gestire in maniera più ecosostenibile il ciclo dei rifiuti. Sentiamo il assessore Campitelli. Assessore Campitelli, l'incontro oggi a Bussi rappresenta anche l'occasione per confermare come la regione Abruzzo sia sempre più proiettata verso l'economia circolare, meno conferimento in discarica, più economia circolare. Beh sì, assolutamente sì, questo è un po' l'obiettivo che ci dobbiamo porre, tant'è che abbiamo approvato qualche giorno fa una delibera importante che è una proposta di legge sull'economia circolare, poi è ovvio che ci sarà tutto lì nelle commissioni, in consiglio regionale per approvare poi questa legge sull'economia circolare che prevede per la regione Abruzzo quindi una gestione sostenibile dei rifiuti, quindi i rifiuti che rientrano nel circolo produttivo. È qualcosa di importante perché il rifiuto non deve rappresentare assolutamente più un problema per l'ecosistema o per i cittadini, ma deve rappresentare una risorsa, qualcosa che si rigenera. Oggi in tutto il mondo è in essere un momento di transizione da quel concetto di economia lineare, quindi il concetto dell'usa e getta che tanto ha portato danni al nostro pianeta, per arrivare in modo definitivo all'economia circolare, ossia rigenerazione, rifiuto come risorsa, il che significa, come diceva prima lei, la graduale diminuzione, progressiva diminuzione dei rifiuti, il conferimento in discarica dei rifiuti, anche perché abbiamo un obiettivo importante da raggiungere che è stato prefissato dalla Comunità Europea, quella che entro il 2035 possiamo conferire massimo il 10% dei rifiuti prodotti in discarica. Questo significa che dobbiamo investire in tutto ciò che è l'impiantistica di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti, dobbiamo investire nelle buone pratiche ambientali, quindi anche nella formazione dei nostri giovani, dei meno giovani, anche perché se i rifiuti non li produciamo poi alla fine non andranno nemmeno in discarica, e soprattutto valorizzare e promuovere i centri del riuso, il concetto del riciclaggio, in modo tale, così come dice l'Europa, che dobbiamo assolutamente vivere bene i limiti del nostro pianeta. E ci sono altri concetti importanti, abbiamo messo a disposizione all'interno di questa proposta di legge risorse a disposizione per i comuni affinché possano bonificare i siti e le discariche nei propri comuni. C'è il principio che chi meno inquina meno paga, abbiamo previsto uno sconto che in bolletta obbligatorio per i cittadini più virtuosi, perché è anche vero che il cittadino più virtuoso deve essere anche invogliato, deve essere in qualche modo premiato rispetto al cittadino meno virtuoso. Diciamo ci sono una serie di principi che vanno in questa direzione, quindi una sostenibilità, una gestione sostenibile dei rifiuti. Potrete contare
puntare anche su maggiori risorse provenienti dall'Europa? L'Europa oggi, tutto ciò che va nella direzione dell'economia circolare, quindi anche del Green Deal, tutto ciò che va nella direzione della sostenibilità, ci sono sicuramente fondi a disposizione. Dobbiamo essere bravi, andare con progetti concreti e con progetti anche fattibili. Questa mattina i consiglieri regionali del Partito Democratico hanno presentato i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area mineraria usata da Sama, l'imbocco pilone nel comune di Abbateggio. Ascoltiamo le dichiarazioni del consigliere Antonio Blasioli. Venerdì la Regione Abruzzo con il progetto di legge 116 ha stanziato 865.000 euro per la messa in sicurezza della località Pilone. È un importante giacimento minerario che sorge appunto ad Abbateggio, ma in realtà è centrale per tanti altri paesi della Maiella, da Rocca Morice ad Abbateggio, Letto Manoppello, Manoppello e San Valentino e Scafa. Un importante sito, giacimento che diciamo risale addirittura a 4.700 anni fa, che nel 1860 impegnava circa 4.000 tra donne e uomini e produceva il 40% del bitume di tutto il fabbisogno nazionale. Ecco alcune delle immagini del bitume che sgorgava proprio dalla Maiella. Chilometri di gallerie che una volta sono stati giacimento minerario e che per il futuro possono diventare giacimento di cultura, di storia, del lavoro abruzzese, della fatica che fu preliminare anche all'esodo verso le miniere di Marcinelle che partirono proprio da quella zona e che sicuramente possono essere un importante sito culturale e turistico per il futuro. Ora i soldi ci sono stati stanziati, naturalmente ci sono ancora degli aspetti che vanno chiariti in una commissione di garanzia in regione, ma è importante adesso che il commissario nominato agisca il più velocemente possibile per riaprire quelle aree che attualmente sono interdette. Proseguiamo con la cronaca. Un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti è stato inflitto dalla Polizia di Pescara in collaborazione con quella di Napoli con l'esecuzione di una serie di misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale di Pescara Elio Bongrazio nei confronti di 13 persone. Le indagini hanno preso il via nell'ottobre del 2018 a seguito dell'arresto di un 21enne nigeriano trovato in possesso di 2 kg di marijuana in Piazza della Repubblica. La polizia, analizzando i contatti telefonici dell'uomo, è risalita al destinatario della droga, un 25enne del Gambia residente a Montesilvano. Successivamente si è appreso che il 21enne nigeriano da luglio ad ottobre aveva fatto altri 7 viaggi sospetti da Roma a Pescara e dopo altri accertamenti si è scoperto che il gambiano aveva avviato un'attività di spaccio nel pescarese. Nei 2 anni di indagini sono stati diversi gli episodi di sequestri di sostanze stupefacenti, oltre ai 13 soggetti destinatari dei provvedimenti di autorità giudiziaria, nell'indagine della Procura sono indagate altre 3 persone. Proseguiamo con il nostro giornale, cambiamo ancora una volta argomento, ci occupiamo della stagione estiva che è chiaramente e alle porte. Da questo weekend dovrebbero infatti riaprire le spiagge libere e dal 1° giugno ci si potrà finalmente tuffare in mare. L'assessore al turismo Mauro Febbo dice la sua anche rispetto all'aumento delle tariffe. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Stagione balneare al via, gli stabilimenti sono già aperti e fruibili, dal 1° giugno si potrà fare il bagno, poiché arriveranno sulle spiagge anche i bagnini, e già dal 29 maggio riapriranno le spiagge libere. Dal 1° giugno al 6 settembre gli stabilimenti balneari devono garantire il salvataggio, quindi dal 1° giugno si può andare al mare e farsi il bagno. Perché in teoria anche adesso passeggiando, cioè sul mare si può passeggiare, non si può fare il bagno perché manca il salvataggio. Persiste il rischio di privatizzazione delle spiagge libere, poiché nell'ordinanza regionale si apre alla possibilità di darne parte ai balneatori, così da poter recuperare la diminuzione dei ricavi a causa del Covid. L'assessore Febbo rimarca che l'ultima parola sarà dei comuni, ma comunque non dovrebbe essere necessario ricorrere a questa misura estrema. So che
insomma una parte della perdita del si sono un pochino allargati verso le strutture sportive, per cui grosse perdite gli stabilimenti non ne avranno, quindi diciamo che la perdita complessiva viaggia intorno al 10 massimo 15%, quindi l'esigenza anche di allargarsi eccetera non credo che ci sia. Intanto molti cittadini lamentano che i balneatori hanno aumentato le tariffe dell'estate, un rincaro che secondo Febbo è ingiustificato. Io sono contrario anche agli aumenti minimi, abbiamo un sistema economico che da questa situazione esce mal ridotto purtroppo, abbiamo migliaia e migliaia di famiglie che non ancora ricevono alcun sussidio da parte del governo, abbiamo migliaia di lavoratori che forse rischiano di perdere il posto di lavoro, sono sotto cassa integrazione, quindi noi dobbiamo cercare di contenere il più possibile, di garantire a tutti di fare le vacanze, di stare in famiglia e non possiamo permettere di fare aumenti ingiustificati. Le agenzie del gioco e delle scommesse non sono ripartite. Due giorni fa le quattro delegazioni provinciali hanno protestato all'Aquila e sono state ricevute dal presidente della regione Marsilio. Il servizio di Andrea Costantini. Il mondo dell'economia si rimette faticosamente in moto, ma ci sono categorie che sono ancora al palo. È il caso delle agenzie delle scommesse del gioco, che subiscono anche la beffa di essere tassate, benché ferme. Abbiamo il problema sostanziale che il nostro codice ateco è stato classificato in modo a nostro avviso errato, perché coincide con quello delle discoteche, dei concerti, ma noi le nostre attività le facciamo all'interno dei locali che possono essere tranquillamente contingentati e gestiti, non sono locali che rischiano un grosso affollamento, anzi. Tra l'altro il nostro è l'unico settore che ad oggi dopo il coronavirus è stato tassato, perché dal PCM è stata inserita una nuova tassazione che sarà veramente molto molto importante, che è dello 0,50% sui volumi, cioè in un momento di crisi l'unico settore tassato è il nostro, è l'unico settore che ancora oggi non riparte. Una situazione non sostenibile, tanto che una delegazione di agenti ha manifestato due giorni fa all'Aquila ed ha ottenuto un incontro con il presidente della regione Marsilio e gli assessori Febbo e Liris, sul cui tavolo hanno portato le loro ragioni. Si aprono spiragli. Il presidente Marsilio già la sera stessa nella conferenza straordinaria Stato Regioni ha parlato della nostra problematica e con buon risultato ci ha detto adesso siamo in attesa di capire se questa riapertura verrà anticipata come sembra. Noi ci auguriamo che nei primi giorni di giugno possa ripartire anche il nostro settore. Per quanto riguarda il protocollo, sì, a livello nazionale abbiamo fatto più di una proposta come l'abbiamo fatta alla regione. A questo punto aspettiamo le risposte dalla parte delle istituzioni. Tra gli operatori del settore si avverte anche la necessità di superare gli ostacoli di determinati luoghi comuni. Le nostre attività sono gestite, la maggior parte sono gestite a conduzione familiare, dietro al bancone sono le persone normali, lo stereotipo che viene fuori dell'agenzia scommessa non è, noi facciamo un gioco legale, l'agenzia scommessa non è altro che riprendere quello che era stato fino a tantissimi anni fa, ci ricordiamo da piccolini il totocalcio, è stato solo è sempre la stessa cosa ma rielaborata, niente di particolare. Sono 8 i comuni della montagna teramana che si uniscono per puntare su un grande progetto di rilancio turistico denominato Gran Sasso Outdoor e Benessere, nel recupero di sentieri, borghi, chiese ed eremi e tante piste ciclabili. Il progetto sarà finanziato con 8 milioni di euro. Vediamo il servizio. 8 milioni per 8 progetti per 8 comuni dell'entroterra teramano. Rilanciare il territorio dopo sisma e Covid unisce indissolubilmente i sindaci della montagna. Gli amministratori fanno rete e si concentrano su un unico grande obiettivo di ripresa che chiamano Gran Sasso Outdoor e Benessere. C'è entusiasmo e grinta tra gli 8 primi cittadini che puntano sul recupero della sentieristica, dei vecchi mulini, di chiese ed eremi. Il progetto coinvolge i comuni di Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Montorio Alvomano, Penna Sant'Andrea, Pietracamela e Tossicia, comune capofila Colledara.
I progetti di rilancio che abbiamo messo in essere con tutti i comuni dell'area omogenea numero 3, quindi del cratere sismico 2009, riguardano soprattutto interventi di tipo materiale sulle nostre riserve naturali che abbiamo e sulla zona del parco, quindi percorsi ciclopedonali, parchi attrezzati, quindi tutto quello, diciamo, rivolto al turismo più naturalistico. Oltre a questa parte materiale, quindi di opere, ci sono anche una porzione di interventi che riguarda la parte immateriale, quindi parliamo anche di promozione del territorio e stiamo mettendo da parte delle piccole somme da poter destinare anche a chi volesse investire sul nostro territorio, quindi anche dei piccoli finanziamenti da parte dei comuni per invogliare soprattutto i giovani, soprattutto in questo periodo, a rimanere e a continuare a investire sui nostri territori. Questi progetti sono il famoso 4% della ricostruzione privata del cratere sismico 2009, quindi sono quei soldi cosiddetti i soldi del bando Restart, proprio specifici per la ripartenza dei nostri territori. Il Comune dell'Aquila è stato in questi anni uno dei più grandi fruitori di questi fondi e adesso stiamo arrivando anche noi con un po' di ritardo. Il progetto di rilancio della montagna Teramana, Gran Sasso, Outdoor e Benessere è dunque finanziato con i progetti integrati a favore dello sviluppo turistico dei comuni del cratere sismico 2009, soldi già disponibili che sono una boccata di ossigeno soprattutto per quei comuni più piccoli ed isolati come Tossicia. Noi abbiamo a disposizione grandi investimenti da poter riversare nei nostri territori. La chiave forte dei nostri territori è il turismo, quindi intendiamo riversare queste risorse proprio per la progettazione di un recupero che possa portare ad un aumento del turismo, soprattutto in un periodo così particolare. Le idee sono molte, abbiamo progettato insieme a Tossicia con gli altri comuni facenti parte del sisma del cratere sismico 2009, quindi abbiamo pianificato tutta una rete di recuperi, ad esempio di sentieristica, piste ciclabili, insomma tutto ciò che possa favorire quello che ad oggi è il turismo itinerante. Adesso lo sport, ore decisive per la ripartenza del calcio, domani l'atteso incontro tra Ministro dello Sport e Federcalcio, mentre in Serie D Avezzano e Chieti stanno facendo il possibile per evitare la retrocessione e hanno aderito al gruppo Serie D Salviamoci. Vediamo il servizio. Per il calcio quella di domani sarà una giornata fondamentale con l'incontro tra il ministro per lo sport Spadafora ed il presidente federale Gravina. Validazione del protocollo per le partite e date della ripresa del campionato di Serie A sono gli argomenti principali che poi si rifletteranno sulla data successiva del ritorno in campo della Serie B e della Serie C. La cadetteria ha già più volte espresso la volontà di tornare in campo, ribadita anche nell'ultimo direttivo, finire la stagione giocando tutte le partite, compresi playoff e playout, come da format. Resta più delicata la vicenda in Lega Pro. L'assemblea si era espressa per il non ritorno in campo, ma l'ultimo consiglio federale ha ribadito che anche la Serie C dovrà giocare. Una doccia gelata per i club, per il presidente Ghirelli, ma anche per i medici sociali che a gran voce si sono fatti sentire lamentando l'impossibilità di assecondare le linee guida dei protocolli. Il problema è come. Il direttivo di ieri ha stabilito che la Lega Pro porterà al vaglio del consiglio federale una soluzione soft, compromesso tra dare ancora la possibilità al campo di emettere verdetti ma limitando in maniera considerevole le partite. Secondo il direttivo le capoliste di tre gironi vanno promosse in B, Monza, Vicenza e Regina, mentre la quarta promossa sarà stabilita tramite i playoff disputati da chi deciderà di aderire in via facoltativa a questi spareggi. Circa la parte bassa della classifica, il direttivo ha proposto la retrocessione delle ultime di ciascun girone, Gozzano, Rimini e Rieti, e le retrocessioni di penultima e terz'ultima del girone C, Rende e Bisceglie, i cui distacchi sono superiori a 8 punti rispetto a Picerno e Sicula Leonzio. Nei gironi A e B si disputerebbero i play-out, proposte sulle quali dovrà pronunciarsi il Consiglio federale, che dovrebbe riunirsi il prossimo 3 giugno. In quel momento si prenderanno decisioni anche per i campionati della Lega Nazionale
dei dilettanti che sono stati sospesi definitivamente con la proposta del direttivo, che è quella, in particolare in Serie D, di promuovere le prime in classifica e di far retrocedere le ultime quattro. Proposta che la Federcalcio dovrà decidere se accettare, ratificandola o meno. Una proposta che però ha messo sul piede di guerra le oltre 30 società che rischiano la retrocessione e che si sono messe insieme nel gruppo Serie D Salviamoci, coordinato dal presidente del Grumentum, Petraglia. Hanno aderito anche i due club abruzzesi, Avezzano e Chieti, che già ai nostri microfoni la scorsa settimana, per bocca dei due presidenti, Paris e Mergiotti, avevano confermato che avrebbero percorso tutte le strade possibili per salvaguardare la categoria ed evitare la retrocessione in eccellenza. Secondo il neonato gruppo, la proposta del direttivo della LND è illegittima e irricevibile e Federcalcio e Lega Nazionale Dilettanti sono state diffidate dal procedere alle retrocessioni, a seguito delle quali saranno intraprese azioni giudiziarie a tutela dei violati diritti sportivi e patrimoniali. Manca la ratio sportiva e giuridica di un simile provvedimento, hanno scritto le società in un documento congiunto. La soluzione esiste ed è stata già sperimentata in passato. Basterebbe, concludono, bloccare le retrocessioni nella stagione corrente per causa di forza maggiore, proponendo in via transitoria, nella stagione 2020-2021, un aumento delle squadre in Serie D con un riequilibrio nel campionato successivo, prevedendo nel caso un numero maggiore di retrocessioni. E a proposito del Chieti, la società comunica di aver raggiunto un accordo con il mister Alessandro Lucarelli, a cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore firmerà un contratto che lo legherà al club per una stagione. Per Lucarelli, avezzanese 46enne, si tratta di un ritorno. Aveva già guidato il Chieti infatti nella stagione 2018-2019, subentrando dopo poche giornate a Umberto Marino, ed aveva centrato la promozione in Serie D, salvo poi non essere confermato sulla panchina nero-verde, dove torna dunque a distanza di un anno. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi, il prossimo appuntamento è alle ore 23, da parte mia l'augurio di una buona serata.